Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Allora, stiamo andando a fare un acquisto che... che per gli animalisti sarà un discorso particolare. Molto particolare. Però i gusti sono gusti e io sono onnivora. Esatto, noi siamo onnivori. Noi siamo onnivori. Quindi mangiamo di tutto. Adesso poi vi faccio vedere cosa andiamo a comprare. Sa? Stiamo arrivando. Buongiorno. Ma non è troppo presto? Ah, ok. Allora, pensate che giro la telecamera. Allora, eccoci qua. Ok, quello non è un mio parente che sono venuto a trovare, Siamo qua. Stiamo per andare a comprare la carne di asinina. Entriamo. No, io la polenta non la faccio pure. Mi dispiace, ma non mi piace. No, no, quando ci sono i tuoi grassi, poi ti aspettano sulla poccia. Ok, poi se vuoi con la poccia ti avanza, ci fai i gnocchi. No, ma non ci va dentro, scusami, il peperone come quella piccola di cavallo. Mi ci metto il peperone, rimetto dentro il pochetto dentro la tua. No, ok, dentro il peperone. Allora, quando devi innanzitutto farlo tipo uno spettacolo. Allora. Prende un buon soffritto con cipolla, carote e sedano. Okay. Olio, poi ci mette un pizzico di burro, no, se non ci mette di tu, poi ci mette un po' di un bel soffritto con il forestale, no, sono i due. Allora, per farci prendere bene la carne dentro, dopo che l'hai fatto rotolare. In modo che la carne prenda una dorata. Lo sfumi con il vino, bianco. Si mette rosso. Rosso, ok. Bianco, un granello di una piccola. No! Rosso, ma non da ciò che è ciò, un bel mezzo bicchiere se lo metti, lo fai evaporare. Poi ci metti un po' di salsa di pomodoro, okay. E poi dopo lo copri con un po' di brodo e me lo copri, non tanto, tanto sì, brodo vegetale, di lavoro, okay. Prendi il danno, lo fai a parte. Esatto, così nemmeno. Allora, attenzione col sale, perché è una carne che è molto dolce, il primo periodo assorbe un pochettino di sapore, per cui se ci metti troppo sale non lo senti subito, ti sembra dolce, quando comincia a lasciare il tuo sapore poi succede un po'. Perfetto, quindi vado passato. Allora, ok, sale fai sempre il tempo a metterci. Me lo copri e me lo lasci cuocere tra 4 ore, poi dopo lo scusi, lo lasci a riposare e poi me lo riprendi o nel pomeriggio o nel secondo domani mezzogiorno, una mattina per perché la riscaldatura della carne intanto permette di scaldare. Ma io non ho visto solo il caso, io inizio a prepararlo adesso, bravo. Poi domani mattina lo rimetti sul fuoco. Rimetto sul fuoco. Anche se vedrai che magari ti sembra già cotto, però la sua cottura e il riscaldamento gli permettono di fare la fucetta e di. Quindi non lo mangio stasera? No. Lo mangio domani. Bravo. E se vuoi poi dopo lo taglio a fettine. Lo guarnisci con la sua salsina che da Frolli gli fa una specie di crema con la sua salsa, oppure se proprio vuoi essere una cosa eccessa, prendi quella crema che si è formata con la carne, tieni un po' di puccia da metterla su tra 4 fettine cose e restaci con i gnocchi. Oh, quello lo faccio quando lo faccio quando faccio il cereale. È venuta già fame, ma puoi fare la stessa cosa. Quello lo faccio quando faccio il cereale, perché lo faccio quando dalla mattina fino alla sera nel vino rosso. Anzi, una settimana prima faccio tutto. Vedrai che ti viene proprio un prodotto eccesso. Ottimo, ottimo. Adesso noi dobbiamo prendere
forse. Qui è il pezzo del posteriore, molto buono, l'unica cosa che ti manca il vino, per il resto muoviamo. Sì, allora lo metto sopra. Cosa abbiamo comprato? Non so se l'avete capito. C'era anche il macellaio che ci stava dicendo la ricetta, non so se si sarà sentita, lo capirò solo quando monto il video. E quindi, vabbè, non rimane altro che prepararla e mangiarla, che probabilmente... Tutto a inizio da qui. Carne, che adesso vi faccio vedere. Mm-hmm. Prettamente, non so se si legge bene, ma c'è scritto asino. Vino rosso, sì. Per le sfumature. Ok, non è un vinaccio, ma... Beh, ci hanno consigliato un vino non troppo forte, in virtù del fatto che non deve coprire il sapore della carne. Qui abbiamo del brodo vegetale. Che abbiamo preparato precedentemente. Ok, e qui... Un soffritto di sedano, carote e patate. Che avevi surgelato in precedenza. Esatto, perché io tendo a preparare. Ok, e praticamente questo qui... aspettate un attimo, no, patina, che tolgo il numero di telefono. E qui c'è tutta la ricetta, che poi magari ve la scrivo, perché forse è meglio. Ok, ci ho fatto una foto che poi allegherò. Aspettate, okay. Lì lui consiglia, nella ricetta scritta c'è l'aglio. Il macellaio di fiducia mi ha detto no aglio. No. Perciò andiamo sul delicato. Sempre per il discorso di non coprire i sapori. Perfetto, ok, andiamo a preparare. Tanto perché si sappia, lo prepariamo adesso per mangiarlo domani in camper. Domani sera? Ah, domani sera in camper, quando saremo su ad Arco forse, sì. Vedremo. Beh, andiamo verso Arco, poi vediamo... No, anche perché il nostro macellaio di fiducia ha detto 4 ore a fuoco lento, si ferma la cottura e si riprende quando poi si mangia, perché così si assorbe meglio tutto. Andrebbe accompagnato da una buona polenta. Io mi dispiace ragazzi, se riesco faccio il purè perché non sono amante della cosa. Però va a gusti. Sempre, hanno detto comunque sempre qualcosa che riesca a farti poi da pulcino, che tu raccogli su. Ok, perfetto, avete capito? Perfetto. Andiamo a cucinare. Che c'è? Mi sono vista al telefono. Okay. Fai apri la carne? Ma sì, voglio... Oh... Mazza quanto sangue che c'ha sta carne. Ok. Beh, lui l'ha detto, è macellato al momento, quindi... Macellato al momento, quindi via, bella fresca. Esatto. E mi dispiace... Era un sacco che non mangiavo l'asinina. Scusateci gli... Animalisti. Animalisti, vegetariani, vegani, ma noi siamo così. A noi la carne piace. Ok, magari farà un po'... Guardate che bella, impressione a qualcuno, ma guardate che bella. Guardate che bel pezzo di stracotto d'asina. Sì, che diventerà uno stracotto d'asina. Wow. Mamma, che profumo. Vabbè, voi non potete sentire il profumo, ma vi assicuro che è molto, molto buono. Ed è una vita che non ne mangio. Si sente sfeggiacchiare il soffritto, ragazzi. Che profumo. Aspettate che vi tolgo il telefono io. A me già sto profumo piace. Abbiamo il tirabuchon che si è rotto. Perché? Boh. No, la mia ballerina funziona sempre. Non mi piace far fare i botti alle bottine. Consigliato anche lì il vino fermo proprio da... A fermo. No, tieni un attimo che devo fare un bicchiere. Che lui ha detto un bicchiere. Mi ha detto di fare un bicchiere. Un bicchiere. Tieni il bicchiere. Speriamo di fare le cose bene, perché quando si fanno le cose... No, ma di solito la prima volta vengono sempre bene. È la seconda che peccano. Perché ti senti capace. Adesso seguiamo la ricetta per filo e per segno. Ok. Ehi, bicchiere. Non si beve. Lungi da me.
Girati di là. Mario, tiralo su, fallo vedere bene. Wow, madonna quanto goccia sangue. Ok. Quindi dove ti hai fatto l'alloggio? Adesso Mario lo alloggia nel tegave. No, scusate la cucina in disordine, ma io sono una trafognaia. Metto tutto a posto una volta che ho finito di cucinare. Non sto a mettere a posto adesso, poi sporco, poi metto a posto, poi sporco. Tutti insieme. Mario? Ti le mani sporche di sangue, ma non ho ucciso nessuno. Il brodo che pian piano va. La teiera, perché io sono già pronta per farmi una tazza di tè più tardi. Niente, adesso vado io. Ciao ragazzi. Okay, quante ore deve cuocere, mo? Tre. Tre ore. Tre ore, ma adesso appena si rosola ben bene, passo di vino rosso. E poi aggiungiamo il brodo, un mestolino, strada facendo, per evitare che si asciughi. Tanto il brodo si riscalda. Esatto, sì. Un soffritto. Guardate che carne, ragazzi. Beh, è uno spettacolo. Queste sono chicche proprio, Non sempre il macellaio ce l'ha. Anche lui ha da dire la sua. Ma infatti non voglio usare forchette e coltelli, perché sennò lo sveno e tutta roba. Praticamente di legno naturale possibile. Vabbè. Si beve, si mette lì. Scusate. La passata barra polpa di pomodoro. Perché deve rosolare qua. Dicono 200 ml. Metà baratto. Esatto. Tanto un po' è vacerata. Buona. Appunto, senz'altro qui. Io assaggio sempre, bisogna dire se le cose sono buone o no. E aspetta, adesso. Sale, 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 brodo, quindi un pizzico di sale. Sì, perché ha detto di non esagerare, Esatto. E fran. Ai, 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 pizzichissimissimo di sale. Ma basta. Lo decido io, basta. Sono io la cuoca. Esatto, sei tu la. E adesso ti viene il sale. Brodo. Brodo. Dicono che dovrebbe essere coperta per metà, quindi. Ce l'abbiamo messo, adesso fai girare e poi comincia la cottura. Aspetta. Ok, ci abbiamo messo il brodo e adesso dobbiamo girarlo e poi lasciarlo in cottura per 3 ore circa. Va bene, lo giro. Ok, l'ho girato, adesso lo copro, giusto mo? Sì, lo copro e facciamo un bel fuoco lento. Fuoco lento, più lento non si può. Perfetto. No, togli però le coperchie. No, nel senso messo, perché deve, non deve prendere aria, se no si asciuga. Ah beh, è molto alta la carne, la prende comunque. Ok, dai, non li metti scendo spesso. Va bene, ok, lasciamolo in cottura. Ok, io vengo a vedere i progressi. Ok ragazzi, lo sapete come sono fatto. Si va via solo per un weekend, stiamo preparando il coso di asinina, però lo stracotto di asinina, però abbiamo fatto anche una spesa come se non ci fosse un domani. Metti, cioè sono sciupato.
ormai ve lo, credo di avervelo detto in miliardi di modi che sono sciupato. Adesso vado a stivare la roba sul camper. Vai in casa. Chiudimi dentro, entrano le cimici. Ci abbiamo un problema di cimici qua, che è un lavoro esagerato.